Bene, grazie a tutti, iniziamo. Solito qualcuno, che arriva nel penultimo giorno del primo premio nazionale Giuseppe Fava. Io vi ringrazio tutti, nonostante questo battente siete in molti. Ieri sera con Giuseppe Andrade eravate in molti. Ma tu non fai politica. Insomma, ci piace sottolineare, così come ci piace sottolineare che si tratta di persone che a Roseto sono già state. Sandro Rotolo è venuto nel 2005, facevo un incontro sulla globalizzazione dei diritti. Dottor Imbroglio è venuto nel 2007. E il Gambato del 2008 e la vicina Giuliana va a presentare i complici, quindi sono comunque persone che già conosciamo, persone che seguiamo, persone che sosteniamo nel nostro piccolo, perché è giusto che sia così. Abbiamo invece un nuovo amico che sarà premiato domani, il giornalista Baldessaro, che mi pregherei particolarmente di accogliere la presenza. Lascerei la parola per un breve saluto al sindaco di Roseto, Franco Di Bonaventura, e poi entriamo subito nel vivo con le domande ai nostri ospiti. Sì, grazie Luca, buonasera, benvenuti a tutti. Bentornato al dottor Ingroia, benvenuto a chi viene per la prima volta qui da noi. Sandro Rotolo l'abbiamo salutato giorni fa, un grande successo, siamo orgogliosi, contenti, anche questa serata è densa di significati, ma soprattutto io credo che queste tre municipalità che hanno voluto, istituito e firmato e sottoscritto tra l'altro l'impegno a proseguire nel ricordo, nel mantenere questo premio nazionale dedicato a Giuseppe Fava, credo che faccia onore a questo territorio e sia un contributo vero, concreto rispetto alla libertà, alla democrazia, alla possibilità di dire la verità quando questa verità è scomoda, quando questa verità può dare anche fastidio. E credo che questa serata io la dedicherei proprio anche alla forza che i giornalisti hanno, alcuni giornalisti hanno e dimostrano costantemente sul territorio nel portare avanti e difendere le proprie opinioni, le proprie idee. È difficile oggi in alcune occasioni, in alcuni luoghi, in alcuni pezzi del nostro territorio, della nostra benamata Italia, è ancora più difficile. L'altro giorno, dottor Ingroia, dicevamo che pensiamo ogni tanto a lei, come passa la sua giornata, come, che cos'è la sua libertà, magari poi ce la spiegherà rispetto al suo vivere quotidiano. E io credo che da parte l'onore di rappresentare la mia città, di testimoniare voi tutti, il modo con cui voi interpretate e difendete questa nostra amata Italia nella democrazia, che è un fatto da praticare quotidianamente, molte volte questo praticarlo è molto complicato e difficile. Davvero grazie per quello che fate a nome della città di Roseto e delle altre due città di Pineto e Giulianova, che insieme con la mia municipalità aiuta a creare situazioni e serate come quelle di questa sera. Grazie davvero. Siete tanti, ma è bene che queste cose vengano linkate e condivise. Allora c'è Paco Tvidio, che per tutti ormai l'uomo del fuori onda di Fini, che metterà sui suoi siti l'integrale di questa serata, e ritengo opportuno nella società del social networking condividere queste cose. Saluto gli amici del comitato No all'Abruzzo petrolizzato, perché rischiamo il 50% del territorio, il 90% della popolazione, di trovarci in mezzo alle trivelle, con quel che è successo in Louisiana non è il massimo.